Come ogni giovedì, la trasmissione è divisa in due parti. La prima parte va in onda alle ore 15, dove stiamo parlando in questo momento del Crogiolo dello Stregone. La seconda parte alle ore 19 va in onda invece leggendo dal libro Gesù di Nazaret e l'infamia umana. Vi ricordo che tutti questi libri, cioè Gesù di Nazaret e l'infamia umana, e il libro dell'Anticristo che vi ho letto, Il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, la teoria della filosofia aperta, che però non viene distribuito anche se verrà letto, e tutti i tre testi che formano il Crogiolo dello Stregone sono tutti disponibili se a qualcuno interessa. Può chiederli a me o può chiederli all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, compreso anche il libro Le NDE, cioè le esperienze di premorte lette dalla filosofia e dal paganesimo politeista. Il crogiolo dello Stregone ha uno scopo, cioè è fatto per accidenti, mi sono tutto imbalbando oggi. Nella nostra filosofia, nel nostro concetto, la vita non è un dono, una creazione o parto di un dio pazzo. La vita non è altro che un processo di costruzione, cioè è un'occasione attraverso la quale costruire la propria opportunità di eternità. Questo modo di vedere le cose appartiene esclusivamente al paganesimo e alla stregoneria. Per cui noi non abbiamo nessuna concezione di un dio creatore, di un'essenza, di una volontà all'inizio dell'universo, di un assoluto che domina l'universo e neanche di una visione panteista, cioè di un Dio all'interno delle cose. Per noi non esiste assolutamente questo, esiste l'esistente, cioè ciò che esiste in questo momento che attraverso le sue trasformazioni va a costruire la coscienza universale. Cioè l'essere assolutamente necessario, la coscienza universale, non è all'inizio del tempo, ma è alla fine del tempo, alla fine dei mutamenti. E questo avviene attraverso tutta una serie di trasformazioni che abbiamo già messo in atto. Il Crogiolo dello Stregone invece è l'arte attraverso la quale l'individuo si sottrae dall'essere in ginocchio, cioè si sottrae dalla posizione di sottomissione in cui i cristiani lo hanno messo. In pratica, ogni percorso di stregoneria parte dall'oggettività e dalla situazione oggettiva in cui un individuo vive. Vivere oggi come oggi non è la stessa cosa che vivere 3.000 anni fa, non è la stessa cosa che vivere 10.000 anni fa o 20.000 anni fa. Vivere oggi in Italia non è la stessa cosa che vivere in Cina, che vivere in Giappone, che vivere in Australia, che vivere negli Stati Uniti, che vivere nel Sud America. Per cui ogni percorso per sottrarsi al dominio, per sottrarsi alle condizioni di dipendenza che generalmente ogni sistema sociale impone sull'individuo, è un percorso di stregoneria. Perché? Perché la sottomissione è arte di magia nera, è arte che va a toccare nell'intimo l'individuo, lo trasforma, lo coercisce, lo mette in ginocchio, gli impedisce di guardare la vita e gli oggetti per ciò che sono, ma solo attraverso la descrizione, solo attraverso la sua capacità di descriverli. Bene, il Crogiolo dello Stregone è l'insieme delle cose che sottraggono l'individuo dalla posizione in ginocchio. Poi abbiamo detto, quando l'individuo è fuori dalla posizione in ginocchio, percepisce il mondo circostante, fatto da divinità, fatti da altrettanti dei, cioè gli oggetti che ci circondano, gli oggetti intesi come esseri viventi, piante, boschi, insiemi di esseri viventi, parti di esseri, cioè la terra, ma anche il monte, anche la fonte, anche il fiume, anche il mare, e anche esseri di energia, comincia a percepire tutto questo attraverso il suo lato divino, cioè scopre che questi esseri in realtà sono degli dei e scopre, facendo questo, che sono uguali a lui, cioè il Dio che cresce in questi esseri, il Dio che questi esseri rappresentano, non è altro il Dio che rappresenta lui, per cui scopre di essere un Dio in mezzo a dei. Quando si scopre di essere un Dio in mezzo a dei, è necessario costruire delle relazioni per camminare insieme, per costruire la vita. Perché camminando insieme si può costruire se stessi, si può migliorare se stessi, si può avere più opportunità per trasformarsi e per costruirsi. Nel paganesimo, dunque, la vita non è altro che
la costruzione dell'individuo. L'individuo, dal momento in cui viene fuori dalla vagina di sua madre al momento in cui lascia il corpo fisico, non fa altro che un lungo processo di costruzione, un lungo processo di accumulo di conoscenza, di consapevolezza, di abilità, di sapere, di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita e così via. Dopodiché abbiamo detto che elaboriamo anche il crogiolo del male, cioè come fa il sistema sociale in cui noi viviamo, che è rappresentato essenzialmente dal cattolicesimo come espressione della pulsione di morte, a sottomettere e a distruggere nell'individuo la sua capacità di costruirsi. Ebbene, abbiamo elencato tutti gli elementi del crogiolo dello stregone e li abbiamo visti come il crogiolo del male trasforma, soggioga, impedisce all'individuo di espandersi nel mondo, ma lo sottomette. Gli mette in pratica i paraocchi, gli strappa tutte quelle che sono le sue determinazioni, la sua volontà, il suo desiderio di esistere e gli insegna tutta una serie di fobie con le quali condiziona i suoi comportamenti. Bene, dal crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, oggi parleremo della contemplazione. La contemplazione, vi ricordo, scusate un attimo solo, che è un'attività, un modo di rapportarsi col mondo esclusivamente pagano. Cioè solo il paganesimo politeista, solo i percorsi di stregoneria possono includere la contemplazione come noi la descriviamo. Cioè solo il paganesimo politeista è solo la stregoneria. Perché? Perché la contemplazione ha al suo centro un elemento fondamentale, cioè riconoscere l'oggetto contemplato uguale a se stessi. Se io contemplo un albero, guardo l'albero, mi immedesimo nell'albero, penetro nella struttura energetica dell'albero, nella sua coscienza, nella sua consapevolezza, devo partire dal presupposto che l'albero, non rispondo alle telefonate finché non ho finito, devo partire dal presupposto che l'albero è uguale a me, cioè non uguale nella forma o nell'estetica, ma uguale nelle tensioni, nella coscienza, nelle sue trasformazioni, nei suoi bisogni, nelle sue necessità. Ebbene, l'albero è uguale a me, e in quel momento io posso contemplare l'albero. Ma se io non riconosco l'albero uguale a me, se io lo riconosco legna da ardere, se io non gli riconosco l'essenza divina esattamente come la mia, io non lo contemplo. Lo posso osservare, lo posso ammirare, lo posso guardare, posso bearmi della bella forma, dei bei frutti, dei bei fiori, ma non lo contemplo, non penetro l'essenza, la coscienza, la consapevolezza dell'albero. E se io non faccio questo, non mi accorgo di tantissime cose che mi stanno attorno. Questo non me ne accorgo. E la contemplazione è dunque un'attività puramente pagana politeista ed è un'attività della stregoneria. Allora leggiamo. Nei quattro canti del mondo la contemplazione interviene come fare degli esseri che preparano l'interazione. I crogioli si fondono attraverso la contemplazione dei crogioli stessi. Il contemplare normalmente lo si usa come attività della vista, in quanto negli esseri umani questa è estremamente complessa e il suo intervento nell'azione e nella formazione del giudizio è spesso determinante. Spesso anche le sensazioni descritte attraverso altri sensi si presentano come immagini. Tanto questo tipo di rappresentazione è totalizzante nell'individuo. Si contempla con l'intero corpo e con l'intero apparato sensorio, ma le immagini finiscono per essere la rappresentazione della contemplazione. Dal momento che siamo esseri umani, passiamo dalla contemplazione visiva alla contemplazione con l'intero apparato sensorio. Quando contemplo un oggetto, pongo su questo la mia attenzione, lo sfoco, fin tanto che l'oggetto tende a sparire, blocco il dialogo interno e fisso la mia attenzione su un'immagine sfocata, respirando lentamente. L'oggetto è contemplato quando le correnti vegetative scorrono in sintonia con quelle dell'oggetto. In quel momento la mia percezione cambia di velocità, afferrando fenomeni provenienti dall'oggetto. Non sono fenomeni che passano attraverso gli occhi, ma che si esprimono attraverso le correnti vegetative, un'altra velocità con la quale guardare il mondo. La contemplazione ha costruito un flusso fra il contemplatore e il contemplato, dove sul piano della ragione il contemplatore scorge un oggetto sfocato o dei contorni diversi dell'oggetto,
mentre sul piano della percezione, a mano che si costruisce l'interazione fra il contemplato e il contemplatore predispone la propria percezione a percepire il mondo con i sensi dell'oggetto contemplato. Come si traduce questo? Non si traduce né con una visione strana né con la visione di altri mondi. Si traduce con una flessibilità nella percezione soggettiva del contemplatore che oltre a percepire il mondo con la propria percezione, ne percepisce aspetti anche con la percezione dell'oggetto contemplato. Nel mondo della ragione e nella formazione del giudizio descritto non cambia quasi nulla, se non l'aggiunta di nuove intuizioni e di nuove informazioni o idee sulla relazione fra sé e l'oggetto. Idee e informazioni che il contemplatore può tranquillamente attribuire alla propria intelligenza o alla propria intuizione. Il cambiamento si ha nella percezione del contemplatore quando questi passa all'azione e in special modo quando l'azione che deve compiere precede il pensiero e la descrizione. Si è sempre detto come l'esercizio della stregoneria sia azione, dove la descrizione della ragione diventa fare della stregoneria soltanto quando si forzano i limiti della ragione e si amplia la qualità e la quantità del proprio pensiero. In altre parole, quando si ricerca sapere, conoscenza e consapevolezza descritte. Il campo della percezione alterata non si riversa mai in quanto tale nella ragione, se non quando l'essere umano impazzisce, distruggendo la propria descrizione, ma comunque si amplia, nutrendo lo sviluppo e l'ampliamento del corpo luminoso mentre cresce. Quando la percezione prende il sopravvento sulla descrizione, quando l'essere umano è in pericolo e ha bisogno di azione immediata, quando l'essere umano è sotto sforzo poderoso in situazioni di dura fatica, quando l'essere umano concentra tutto se stesso per un qualche cosa di estremamente importante o vitale, quando l'essere umano che si allena fa tacere la ragione per immergersi in mondi diversi della percezione, quando l'essere umano sta per morire. La contemplazione nutre la percezione. In altre parole, la contemplazione, costruendo una relazione con l'oggetto contemplato, costruisce un flusso di fenomeni e informazioni visive con gli occhi del contemplato che affluiscono al contemplatore. Il contemplatore immagazzina quei dati, ma non nella ragione, ma nella percezione, cioè in tutti quegli anfratti del suo essere estranei alla descrizione. In ogni caso, quasi tutti quei fenomeni che ha assorbito nutrono il suo corpo luminoso, non solo per i fenomeni che ha percepito, ma soprattutto per lo sforzo di compattazione che ha saputo produrre per contemplare l'oggetto. Questo sforzo è uno sforzo di compattazione soggettiva che assieme agli altri elementi del crogiolo va a compattare l'energia vitale che forma l'essere della natura, formando il proprio corpo luminoso. La vita è un'opportunità e la contemplazione ci permette di coglierla. Il contemplatore apre la propria percezione all'oggetto contemplato. L'oggetto contemplato non è muto, è soggetto che contempla a sua volta. Il contemplato contempla il contemplatore. Il contemplato assorbe i fenomeni che dal contemplato giungono a lui. Nei quattro canti del mondo la relazione non è mai fra soggetto ed oggetto, ma è fra soggetto e soggetto. In effetti, per praticare la contemplazione è necessario riconoscere al contemplato un'uguaglianza con se stessi. Se io considero l'oggetto della mia contemplazione come privo di volontà, determinazioni e tensioni nell'esistenza, lo considero degno solo di commiserazione, non di contemplazione. L'oggetto che contemplo deve essere uguale a me, nell'esercizio della sua volontà, delle sue determinazioni e delle tensioni attraverso le quali costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. L'uguaglianza non è data dalla forma della descrizione della ragione, ma dalla tensione nel costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti, cosa che non può assolutamente fare un cristiano, il quale, pensandosi creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, può solo commiserare l'oggetto delle sue attenzioni, in quanto non è creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. La contemplazione presuppone di guardare al mondo esattamente come si guarda a se stessi. Come
Considerare le forze del mondo esattamente come le forze che ci attraversano. Senza di questo non può esistere la contemplazione, al massimo una ginnastica ortottica. La relazione viene costruita nei quattro canti del mondo, sui piani della percezione, nei quattro canti del mondo. Sui piani della percezione vengono scambiate le informazioni proprie di quei piani, ma l'effetto immediato sul piano della ragione è nel modo con cui si guarda il mondo. Sul piano della ragione oggi posso pensare che il gorilla può comunicare attraverso le parole, ma se posso ipotizzare questa possibilità, è solo perché le interazioni della percezione con quelle dell'essere gorilla hanno portato alla nascita di quest'idea, nonostante il disprezzo per l'intelligenza animale imposta dal condizionamento educazionale cattolico. Una volta che la percezione è riuscita a far entrare quest'idea nella descrizione della ragione, condizioni favorevoli e situazioni pensate possono provare che quest'idea non era pura fantasia, ma percezione di un aspetto del mondo fatta propria dalla ragione. I cattolici al massimo possono fantasticare sulla verginità della Madonna, davanti alla quale stuprare il divenire degli esseri umani. Non sono in grado di costruire nessuna contemplazione, proprio per il disprezzo che hanno per il mondo circostante. La pulsione di morte non permea l'universo, distrugge soltanto il divenire degli esseri umani che la fanno propria. Nei due canti del mondo relativi alla percezione si costruisce la relazione, dove per i piani della percezione si intendono vari piani comunque diversi da quello della descrizione della ragione, raggiunti in modo diverso dal soggetto contemplatore e dal soggetto contemplato, che varia anche la relazione che si costruisce sul piano della ragione. Sul piano della ragione l'oggetto contemplato assume un ruolo diverso, affianca il contemplatore. Dunque, anche sul piano della ragione, viene a modificarsi la relazione, in quanto a sua volta modificata quanto dalla percezione può giungere alla descrizione della ragione. Un essere cane è un mio nemico, o comunque è indifferente. Nel momento stesso in cui io scelgo di contemplarlo, non è detto che la mia contemplazione non sia in risposta alla sua contemplazione, dove nel mondo della ragione un aspetto lo tradurrei in questo modo: mi guardava con occhi tanto dolci. La relazione cambia, non è più un mio nemico, ma viene a costruirsi una relazione che può cambiare anche la relazione nella descrizione della ragione. Posso, nello stesso tempo, essere afferrato dalla forma di quell'essere cane, e proprio perché sono afferrato dalla forma, aprire nei suoi confronti la mia percezione. Anche se il mio ruolo sociale non cambia, non sono più in grado di considerare quell'essere cane diverso da me, in quanto vive le stesse tensioni e gli stessi bisogni. Un esempio di contemplazione di questo tipo ci è offerta da un articolo sulla Repubblica del 17-7-1998. L'articolo della Repubblica aveva il titolo Ivan, cucciolo del branco, un bambino di Mosca allevato dai cani randagi. Leggiamo un po' cosa dice questo articolo. Vania, dopo aver vissuto gli ultimi 2 anni con i cani, ora che è tra gli uomini, dice: stavo meglio con i cani, mi amavano e mi difendevano. Ivan Misukov ha 6 anni, abbandonato a 4 in un suburbio di Mosca dai genitori alcolizzati, scrive il quotidiano russo Trud, viene adottato da un branco di cani randagi della periferia. Come il Mugli ideato da Kipling un secolo fa, nella giungla d'asfalto fra l'essere umano e la società dei cani si crea un rapporto di affinità animale con una precisa divisione dei ruoli. Il nuovo elemento della banda procura vantaggi ai cani e ne ottiene in cambio di vitali. Con temperature che d'inverno scendono sotto i 30 gradi, il calore e l'astuzia del branco scaldano e salvano la vita di Vania. Il bambino mendica fra i suoi simili e divide il cibo con i cani. Se sono invece gli uomini ad avvicinare il piccolo, i cani sono pronti a difenderlo. Le notti vengono trascorse nelle gallerie dove passano le condutture dell'acqua calda, o fra i rifiuti o negli scantinati delle case abbandonate. All'alba si fruga in gruppo nell'immondizia. È stata la polizia a ricostruire la vita di Ivan e della sua compagnia.
Solo con un'attenta osservazione delle abitudini del branco, gli agenti del quartiere di Reutova, a ovest di Mosca, sono riusciti 3 mesi fa a catturare il bambino. Ci sono voluti 4 tentativi per isolare Vania dal resto del branco con uno stratagemma. Brandelli di carne vengono posti lungo uno dei percorsi abituali del gruppo, fin dentro il retro di un ristorante. I poliziotti aspettano che tutti i cani si siano gettati dentro lo stanzone prima di chiuderne di colpo la porta. Le prime 3 volte Ivan è riuscito a scappare, aiutato dai cani, che non lo lasciavano mai, solo aspettandolo se rimaneva indietro. L'ultima volta in primavera i poliziotti sono riusciti ad isolarlo. Le naturali doti di apprendimento del bambino, aumentate dalla necessità, avevano reso Vania già un bravo cucciolo, in grado di difendersi. Il branco aveva insegnato al piccolo adottivo anche la lotta, con ululati e morsi, ha tenuto per un po' a bada gli agenti, cogliendoli di sorpresa. Gli ultimi 2 mesi e mezzo, Ivan Misukov, capelli biondi e occhi marroni, li ha passati in una casa per bambini abbandonati, lavato, visitato, curato e rieducato alla convivenza con gli umani. Ha ripreso a parlare. Le conoscenze apprese prima della sua vita con i cani sono riaffiorate nella sua mente, aiutato da un gruppo di psicologi. E già molte famiglie chiedono di poter adottare Vania, ma la magistratura di Mosca deve prima accertare le responsabilità dei genitori per l'abbandono del piccolo e le loro possibilità di riprenderlo e mantenerlo. Certo è che la sua famiglia animale è parsa essere assai più accogliente e meno violenta della media delle famiglie umane russe. Negli ultimi 10 anni, secondo molti studi sociali, la crisi di identità e quella economica dovuta al crollo dell'URSS hanno sconvolto i valori e i legami familiari. Il 10% dei minorenni che dopo l'orfanotrofio tentano il reinserimento nella società, si suicidano. L'anno scorso in Russia ci sono stati 17.000 tentativi di omicidio di bambini. 200 bambini sono stati uccisi dai propri genitori. E questo è l'articolo della Repubblica. Questo è un esempio di interazione nei quattro canti del mondo, come effetto della contemplazione fra un essere umano cucciolo e esseri cani. La fusione dei crogioli in questo caso è nei quattro canti del mondo, confusione nei quattro canti. Una fusione fra coscienze di sé, di specie diverse, ma uguali nell'esercizio della volontà, delle determinazioni e delle tensioni per costruirsi nei mutamenti. Il cristianesimo può soltanto distruggere le relazioni all'interno dei sistemi sociali per appropriarsene, mettendo in ginocchio gli esseri umani. Così facendo, costringe gli esseri umani più sensibili al richiamo delle coscienze di sé e del mondo circostante al suicidio. Il suicidio degli esseri umani è spesso la reazione al tentativo di assoggettamento messo in essere dal tentativo dei cristiani di sottomettere gli esseri umani. Il suicidio spesso è dato dall'incapacità dell'essere umano di trasferire in qualche modo alla ragione le tensioni e il sentire che prepotente si presenta alla sua percezione, ma che la necessità di assoggettamento delle religioni monoteiste impedisce la trasformazione in descrizione della ragione. La contemplazione consapevole permette di ovviare a questo. La contemplazione consapevole permette alla ragione di individuare l'oggetto della sua sofferenza, negli impedimenti alla propria dilatazione, e di costruire delle strategie attraverso gli altri elementi del crogiolo per sottrarsi dal tentativo di assoggettamento senza per questo ricorrere al suicidio. Il punto è che se qualcuno pensa di sviluppare contemplazione pensandosi creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo o di un processo di trasformazioni che ha privilegiato solo lui, allora il contemplare non gli serve a nulla. Per lui c'è solo l'illusione della preghiera nell'attesa della distruzione delle proprie trasformazioni. Contemplare l'oggetto significa fondere la nostra volontà con quelle dell'oggetto, fondere le nostre determinazioni con quelle dell'oggetto, fondere le nostre tensioni con quelle dell'oggetto, riconoscendo l'oggetto uguale a noi. Non è uguale a noi soltanto l'essere cane o l'essere faggio o l'essere lombrico, che un cristiano può guardare con commiserazione, lui ritiene di avere un'anima, loro no, ma è uguale a noi anche quando contempliamo l'essere luna, l'essere sole, gli esseri montagne o gli esseri mare, come parte dell'essere terra e tutte le coscienze di sé che popolano le galassie e gli esseri galassia. Ma non potremo contemplare l'essere sole uguale a noi se
se non contempliamo o non comprendiamo anche l'essere verme o l'essere virus uguale a noi e non consideriamo l'essere verme uguale all'essere sole, oltre che uguale a noi, con la stessa volontà, con le stesse determinazioni, con le stesse tensioni. La ragione poi può distinguere i diversi divenuti e le diverse determinazioni. Questo appartiene alla ragione, non alla percezione. La contemplazione necessita degli occhi di chi vede il mondo dall'ottica pagana o degli apprendisti stregoni. La contemplazione può essere fatta soltanto da chi ritiene se stesso un Dio, che alimenta il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti e riconosce nel mondo circostante dei che con lui camminano nell'eternità dei mutamenti. La pratica della contemplazione discrimina l'essere pagano o apprendista stregone dall'essere seguace delle religioni rivelate. Le due cose sono in assoluta contrapposizione, non possono essere mediate. E questa è la contemplazione nei quattro canti del mondo. La prossima volta, quando parliamo del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo, parleremo dell'ultima trasmissione nei quattro canti del mondo, ed è Palpare il mondo. E sarà l'ultima trasmissione del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, mentre invece del crogiolo del male ci sono ancora, credo, due o tre trasmissioni che si possono fare. Bene, detto questo, io vi ho parlato della contemplazione nei quattro canti del mondo. Parlato di come gli oggetti che ci circondano, il mondo che ci circonda, è uguale a noi e ci sta chiamando perché noi rientriamo nel mondo e non continuiamo ad essere separati dal mondo, cosa esterna. Ci reputiamo padroni del mondo, pronti a stuprarlo, pronti a distruggerlo. E il mondo ci sta chiamando. Chiama, lancia messaggi, lancia fenomeni. Qualcuno ha la percezione aperta e riesce a sentire qualcosa, altri sentono solo insoddisfazione per la vita che stanno facendo, altri sentono che qualche cosa manca, però sono sempre i messaggi che dal mondo giungono a noi. Svegliati, alzati, coraggio, affronta la vita, prenditi in mano le tue responsabilità, tu sei il padrone della vita, tu devi essere te stesso, tu devi imparare a usare la tua volontà, le tue determinazioni, non assoggettarti a qualcuno, non assoggettarti a qualcosa, usa le cose che trovi per costruire qualcosa, per costruire la tua vita, per affrontare i tuoi problemi, per risolvere i tuoi problemi, tu sei il padrone della tua vita, non metterti in ginocchio a pregare. Se hai problemi da affrontare, problemi fisici, problemi psichici, problemi amorosi, affrontali, costruisci delle strategie per farne fronte. Non sempre riuscirai a trovare le strategie opportune, ma almeno provaci, cioè almeno che Don Chisciotte provi a dare l'assalto al mulino a vento, almeno che ci provi a buttare giù il mulino a vento, magari si sfascerà la testa, ma intanto ci avrà provato e avrà aperto la strada a qualcun altro perché continui a provarci. Detto questo, facciamo invece un piccoletto discorso prima di passare a un po' di rassegna stampa. In questi 2 mesi ho accumulato una barca enorme di rassegna stampa. Cioè, ora io raccolgo tutti gli articoli di forma religiosa che appaiono su un paio di giornali, la Repubblica, il Gazzettino, un po' di Corriere della Sera, un po' la Nuova, cioè un po' di giornali insomma in giro. Accumulo quegli articoli perché? Perché mi permettono di fare un discorso, mi fare discorsi diversi rispetto al monoteismo, rispetto all'imposizione delle religioni rivelate. In pratica mi consentono, davanti a una problematica o a un modo di essere, un modo di porsi della religione rivelata, di sviluppare il contrario, che è l'atteggiamento pagano davanti a quel problema in questo momento. Perché se il problema cambia un po' e cambia la situazione in cui ne discutiamo, cambia anche la soluzione pagana. Cioè, la soluzione pagana non è una verità cui conformare gli esseri umani, ma è la soluzione di un problema dato in quel momento, con quei dati e in quella situazione. Cioè non esiste una verità pagana o una verità della stregoneria. Stavo guardando un po' di libri, io guardo sempre qualche libro ogni tanto. Credo che qui per fare trasmissioni in radio abbia fatto una mezza laurea, insomma, penso che potrò anche laurearmi fra un po'. Guido Petter, Lo sviluppo mentale nella ricerca di Jean Piaget.
È un libro che viene usato all'università di psicologia, praticamente, studi vari, no? E dice l'intelligenza all'interno dell'intelligenza sensomotoria. Vediamo cosa legge. Cosa dice? Anche per la comprensione pratica della causalità, l'apparire della reazione circolare secondaria rappresenta un momento di grande importanza. Determina un interesse sistematico per i rapporti causali fra oggetti. Ma fra i 3 e gli 8 mesi, il bambino da 3 a 8 mesi, si tratta solo di una causalità di tipo magico-fenomenistico, che è ancora più un sentimento di efficacia che non consapevolezza delle possibilità di utilizzare precise connessioni causali fra le cose. Quando si tratta di movimenti del proprio corpo, esempio muovere la mano, prendere degli oggetti vicini, lo scopo in genere è sempre raggiunto e ciò determina probabilmente un forte sentimento dei propri poteri, anche quando si tratta di movimenti di oggetti dovuti a movimenti del corpo, per esempio dei giocattoli appesi alla culla, dovuti a movimenti di cordone scosso dalla mano. Probabilmente vi è ancora soprattutto un sentimento di efficacia. Cioè, io sono efficace, io posso fare. Questa ipotesi sembra confermata dal fatto che i rapporti casuali che collegano fra loro oggetti, il cui movimento non dipende dal movimento del corpo del bambino, non sono da lui compresi. Allora, proviamo un po' a analizzarsi questa roba che abbiamo letto. Praticamente, cosa scopre il bambino fra 3 e 8 mesi? Scopre di avere un potere, cioè scopre di avere il potere di agire sugli oggetti, di spostarli, di toccarli, di prenderli in mano. Ora, il ricercatore dice, qua c'è quasi sicuramente una questione tipo magica. Cioè il bambino, dice il ricercatore, pensa a questa roba qua come magica. In realtà pensa effettivamente la cosa come un poter fare, come un potere di essere, come un potere in costruzione. E questa crescenza, il fatto di crescere questo, di poter fare le cose, si scontra invece con questo, e poi dunque si scontra con il fatto che gli oggetti il cui movimento non dipende dal movimento del suo corpo non sono da lui compresi, cioè lui non comprende i fenomeni di oggetti che si muovono che lui non tocca, cioè non riesce a comprendere che fuori da lui ci sono altri poteri, tipo gli adulti che spostano degli oggetti. Questo non riesce ancora a comprenderlo. Questa ambivalenza della comprensione, cioè la comprensione dell'attività soggettiva e l'incomprensione del fatto di muovere gli oggetti, di avere un potere esterno che li muove, è una delle dicotomie sulle quali viene costruita la coercizione educazionale del bambino. In pratica, a poco il bambino cresce e vede che può muovere sempre più oggetti, riesce a concepire che altri esseri che si muovono riescono a muovere oggetti, però, siccome il mondo in cui lui vive non è comprensibile da parte di lui, cioè lui non comprende il mondo, ma invece è il mondo che comprende lui, cioè lui è parte del mondo. Bene, lui arriva ad immaginare, si predispone già per immaginare un potere, un essere così forte che è in grado di muovere tutto, di muovere le stelle, di muovere gli astri, eccetera. Per cui c'è una formazione educazionale che porta a distruggere la capacità del bambino di sospendere il giudizio. Eppure il bambino che non comprende che gli oggetti possono essere mossi dall'esterno, possono essere mossi da un adulto, eccetera, è già pronto per sospendere il giudizio, perché non dà un giudizio sulla cosa. Per cui l'atteggiamento naturale sarebbe quello di sospendere il giudizio sul fenomeno che gli arriva. Ma è sufficiente che l'adulto gli dia delle soluzioni o gli faccia apparire delle soluzioni diverse, la sua furbizia, la sua abilità, le sue gnegne, cioè che il bambino comincia a costruire l'idea che esiste un adulto potente, un adulto più abile di lui, per cui un essere più padrone di lui, un essere più intelligente di lui, più forte di lui e così via. Cioè, praticamente il bambino viene predisposto già fin dai primi, dai 3 agli 8 mesi di vita, per imparare la sottomissione al Dio padrone. E proprio fra i 3 e gli 8 mesi è l'età chiave per la sottomissione o la costruzione della libertà. Cioè, e questa è l'età fondamentale in cui l'educazione può prendere le due strade.
Se il bambino dai 3 agli 8 mesi impara a sospendere il giudizio perché c'è uno sconosciuto che si può apprendere in continuazione, si può continuamente costruire la propria coscienza, la propria consapevolezza in continuazione, bene, voi non riuscirete mai a far credere dell'imbecillità a quel bambino. Ma se fra i 3 e gli 8 mesi al bambino gli si comincerà a balenare l'idea che esiste qualcosa di più forte che ti fa muovere gli oggetti e che ti dà gli oggetti, già quando gli arriva l'idea di Dio, l'idea della preghiera, l'idea di parlare a qualcuno che è al di fuori dei propri sensi, già lui è predisposto per accettare l'idea del Dio padrone. Per cui il gioco si gioca nel primo anno di vita, cioè nel primo anno di vita si decide la sottomissione o la libertà di un bambino. Per cui è un gioco sottilissimo, è un gioco che viene fatto con i normali gesti quotidiani, cioè i normali gesti quotidiani dei genitori rispetto al bambino hanno la valenza di stregoneria o di magia nera, di sottomissione o di libertà, nei primi, anche come vengono cambiati i pannolini. Anche come viene curato il bambino, anche le moine e le sollecitazioni che si fanno al bambino, la qualità delle moine e delle sollecitazioni determinano libertà o sottomissione. Per cui il primo anno di vita è fondamentale nella costruzione del bambino. Questo qua io vi dico anche di leggervi i libri di pedagogia, di psicologia, eccetera. Non tanto perché siano veri in assoluto, perché contengono un sacco di cazzate, però ti permettono di muovere quello che sono le idee che ha ogni persona e di riuscire a comprendere e di andare oltre, cioè di costruire un proprio bagaglio di pensiero attraverso delle informazioni reali, delle informazioni vere. Su sto libro ci fanno esami universitari. Va bene, detto questo, cominciamo con la rassegna stampa e prepariamoci. Vediamo un attimino la rassegna stampa di questo periodo che è estremamente interessante. Per l'amica Loredana, se fossi in ascolto, le cassette sono pronte. Le cassette che lei mi ha chiesto sono pronte, dobbiamo metterci d'accordo quando e come dargliele, dove dargliele. Non è pronto ancora il Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, perché sono stato preso dal lavoro. Sembra che tutti i fotocopiatori si siano rotti in questo periodo e non sono riuscito ad andare avanti, però pian pianino, insomma. Anche questo libro sarà scritto e dopo comincerò un altro lavoro colossale, o meglio, ne ho già 3-4 in piedi, però penso che il lavoro che farò fra poco sarà un commentario agli oracoli caldei. Cosa sono gli oracoli caldei? Gli oracoli caldei o caldaici sono praticamente tutta una serie di frammenti che li trovate anche scritti e messi in maniera diversa, che appartengono al periodo della stregoneria, diciamo così, quando c'è la resistenza alla pulsione di morte, cioè il periodo della stregoneria che va dal 100 a.C. a circa il 500, cioè quando il cristianesimo poi ha cominciato i massacri. Cioè esiste un periodo della resistenza e poi esiste un periodo estremamente buio che va dal 500 all'800 e poi c'è il ciclo della stregoneria di cui vi ho parlato. Bene, questi frammenti che vanno appunto dal 100 al 500, non si sa esattamente da dove vengono, come sono stati costruiti, vengono attribuiti ai caldei, alla magia, alla stregoneria caldaica. In realtà io sono convinto che fanno parte di tutte le religioni misteriche o messianiche, cioè di tutte le religioni, no, misteriche, non messianiche, che c'erano in quei periodi in Siria, cioè sono sicuramente siriani, e appartengono a quell'ambiente, cioè sono di derivazione fenicia in pratica, hanno un frammisto fra i culti fenici. A proposito, ho sentito parlare molto spesso di Baal. Allora, Baal, trattatelo come volete, non mi interessa niente. Comunque Baal è il principio maschile della vita ed è rappresentato con un toro o con un vitello, cioè è la vita maschile che si inserisce nella natura e che varia gli equilibri della natura costruendo nuovi equilibri. Vediamo un attimo. Pronto? Ah sì. Per cui, ricordatevi questo, Baal è il principio maschile della vita.
veniva raffigurato o con un vitello o con un toro e si opponeva al principio di morte che era il dio dei cristiani, che sono le religioni ebraiche. Detto questo, chiuso il discorso, perché una volta che diciamo questo, vediamo un attimo. Pronto? 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 Male. Pronto? No. Cominciamo al solito. Gli oracoli caldaici dice nella vita di Proclo. Proclo fu uno degli ultimi combattenti, diciamo così, delle legioni misteriche. Gli oracoli caldaici rappresentano una delle cose fondamentali. La vita di Proclo, scritta al discepolo Marino, si legge che di tutti i testi antichi il maestro avrebbe voluto salvare soltanto gli oracoli caldaici e il Timeo di Platone. Pronto? Vabbè, fatevi il giudizio che volete. Vabbè, vi leggo un passo dal frammento 96. Dice: perché l'anima, che è per potenza del Padre Fuoco splendente, immortale perduta, di vita signora e abbraccia la pienezza di molte intimità del cosmo? C'è una cosa da dire. Per quanto riguarda il modello interpretativo dei frammenti misterici, se io trovo scritto, prende la persona e la getta nella Gaena, nel fuoco eterno, io capisco immediatamente che questa è una minaccia ed è un ricatto. Perché? Perché bruciare una persona, punire una persona bruciandola nel fuoco eterno, è un equivalente fisico che io conosco benissimo. Cioè, conosco benissimo che prendere e bruciare e mettere nel fuoco costituisce punizione. Pronto? Prendere e mettere nel fuoco costruisce punizione. Per cui so benissimo che buttare nel fuoco eterno, bruciare nella Gaena, significa punire una persona. Se io invece leggo un frammento su cui è scritto nutrirsi dal fuoco, questo non ha un riferimento col lato fisico, perché nessuno si nutre dal fuoco. Per cui io devo riuscire a capire che cosa mi diceva quella cosa. Cioè, quella cosa va interpretata, perché non ha un aggancio fisico. Per cui, se io leggo, getta nel fuoco eterno della Gaena, so che è una punizione, so che è un ricatto, so che è una minaccia. Ma se io leggo, nutrirsi dal fuoco, devo per forza interpretarlo, perché non ha un addentellato sul piano fisico. Nessuno mangia il fuoco. Nessuno si nutre. Sì? Perfetto. Allora, dunque, l'interpretazione che noi la facciamo sempre in questo modo. Per cui in un altro frammento 85 potremmo dire ala del fuoco e non sappiamo cosa significa. Creatori di unità, non sappiamo cosa significa. O il frammento 79 dice ogni cosmo ha sostegni noetici inflessibili e non sappiamo cosa significa. Oppure il frammento 62, eteri degli elementi e non sappiamo cosa significa. O il frammento 55, i capelli balenano lo sguardo di un brivido di luce. E non sappiamo cosa significa. Oppure frammento 54, sulle spalle della dea una natura incolmabile si libra e non sappiamo cosa significa. Cioè, quando noi abbiamo frammenti di questo tipo, è necessario interpretarli. Allora, detto questo, niente, farò questo lavoro sugli oracoli caldaici che penso che mi porterà via un anno. Andiamoci un po' a leggere qualcosina. Andiamo a leggere pochetta di rassegna stampa. Papa Wojtyla, la Chiesa non è una democrazia. Oh, che bellissimo che è questo. Che bello che è questo. Pronto? Quante carate, che ti dici? Quante?
Papa Wojtyla dice: la Chiesa non è una democrazia. Giovanni Paolo II sbarra il passo alle riforme. Perché la Chiesa non è una democrazia? La Chiesa non può essere una democrazia. La Chiesa è espressione del Dio padrone in terra. La Chiesa cristiana è responsabile di tutti i delitti commessi in nome del Dio padrone. Ogni cristiano, ho sentito anche questo ultimamente per radio, che non è proprio responsabile dei delitti fatti. No, per il principio di responsabilità morale, ogni cristiano è responsabile di ogni delitto commesso fuori dallo spazio e dal tempo, cioè dovunque sia commesso, in qualunque epoca sia commesso, in nome della sua religione. Per cui ogni cristiano è responsabile di strage e genocidio. Pronto? Per cui ogni cristiano è responsabile di strage e genocidio. E perché è responsabile di strage e genocidio? Perché la Chiesa non è una democrazia. Cioè, una persona, un cristiano, non può pensarla diversamente dalla Chiesa cattolica. Assolutamente. Per cui ogni persona che si chiama cristiano, ogni persona che si chiama cristiano o cattolico, è responsabile di genocidio della Chiesa, fatti dalla Chiesa cristiana in nome del suo Dio, in nome della sua religione, in nome della diffusione della religione, in nome della sua fede, in nome del suo credo. Pronto? E che bello oggi, eh? E questo ce lo conferma Wojtyla, dice: qua no, ragazzi miei. Divorzio, aborto, tutto il resto, niente, decido io sono il padrone, perché io sono demandato da Dio a fare il padrone. Per cui voi dovete solo sottomettervi, dovete solo impegnarvi all'obbedienza. E questo principio è in assoluta contrapposizione a quello che è il paganesimo, perché il paganesimo è percezione soggettiva della vita, è percezione soggettiva del mondo che ci circonda, è determinazione soggettiva della vita, è prendersi in mano la responsabilità delle proprie idee. No, io, sai, io sono contro l'aborto perché siccome la Chiesa Cattolica mi dice che devo essere contro l'aborto, io sono contro l'aborto. E questo non è prendersi in mano la responsabilità delle proprie decisioni. Cioè, non esiste una responsabilità personale, esiste una responsabilità che è, dimmi. Volevo farti i complimenti innanzitutto per la trasmissione che oggi sento non è con le telefonate, non sono molto d'accordo con te purtroppo. E volevo dirti, ma tutta questa gente che dice così, cosa dici qua e là, ma penso, presumo che siano dei cattolici, presumo che siano delle persone che sì, che ascoltano la Chiesa, dico, ma non ascoltano mica la Chiesa quando dice di ascoltare la povertà e che il denaro è peccato e le chiese sono ricoperte d'oro. Ma secondo te sta gente, il Papa degli anelli che può comprare un paese, ma secondo te, dico, ma sta gente a cosa pensa? Ti lascio un commento. Va Grazie. bene, ciao e Ciao, complimenti. grazie. No, il problema reale è un altro, cioè la Chiesa dice agli altri di essere poveri perché vuole eliminare la concorrenza. Io mi ricordo di aver letto da qualche parte il fatto che un giorno un prete che dopo hanno fatto santo, uno dei macellai dei Catari, credo sia San Bernardo, ma non vorrei sbagliarmi, arrivò a Milano. E venne avvicinato dal più grosso usuraio di Milano, chiedette molti soldi a questo prete perché facesse delle prediche contro l'usura. E questo prete, accaldato, visto dal tanto affetto, tanta fede di questa persona, che era il più grande usuraio di Milano, e lui però non lo sapeva, si cominciò a fare delle grandissime prediche contro l'usura, contro il peccato di usura, contro la perversione dell'usura. E quando qualcuno gli ha chiesto, e questo qua che gli aveva commissionato queste prediche stava in prima fila, e quando qualcuno gli ha chiesto perché facesse queste prediche contro l'usura, ha parlato di questo bravo cristiano che gli aveva chiesto di fare questo. L'interlocutore ha detto: ma guarda che quello è il più grande usuraio di Milano, il più grande ladro di Milano. E sto prete ha detto: ma come fa? Se mi ha detto di fare le prediche contro l'usura. E allora è andato da questo usuraio e gli ha detto: ma scusa, a me mi hanno detto che tu sei il più grande usuraio di Milano, cioè mi hanno detto che tu veramente fai il ladro e mi chiedi a me di fare le prediche contro l'usura.
padre, gli fa l'usuraio. Io gli ho chiesto di fare predica contro l'usura, perché così almeno spero che qualche concorrente di meno, cioè che qualcuno l'ascolti e non mi faccia concorrenza. Cioè, questo è il senso della Chiesa. Cioè, la Chiesa è sfarzosa proprio perché deve attrarre l'attenzione, deve attrarre la sottomissione. Il vecchio discorso sulla povertà fatto dai dolcignani non è il fatto se Gesù era ricco o Gesù era povero, il loro Gesù, ma era se la Chiesa poteva essere ricca o poteva essere povera. Questo che non poteva accettare. Pronto? Cioè non poteva assolutamente accettare questa condizione. E così qual è il discorso? E il discorso è che tutta la concorrenza andava distrutta. Eccolo qua il mio amico, tutta la concorrenza andava distrutta. Per cui la Chiesa il discorso sulla povertà lo fa agli altri, non a se stessa. Gesù minaccia gli altri, Gesù del Vangelo ufficiale minaccia gli altri, non se stesso. Cioè non dice Dio, tu non devi fare i delitti contro l'umanità, non va a Dio a dirgli tu, cavoli, Sodoma e Gomorra è distrutta per niente, testa di cavolo, ma che cavolo rompi la scatola fa? Tu hai mandato il diluvio universale, ma porco Lazzarone fetente, distruttore, ma che cosa manda il diluvio universale a fare? Per ammazzare la gente che non si può difendere, uomini, donne, bambini, ti massacra. Cioè non fa questo, non va dal più forte a dirgli tu devi rispettare le leggi, ma è lei che si immedesima padrona delle leggi, è lei che si sottrae a qualsiasi forma di giudizio. Per cui la Chiesa non potrà mai essere democratica, fra virgolette, non potrà mai, cioè, consentire ai suoi fedeli di andare ognuno per i fatti loro. Il 70% degli italiani, oggi come oggi, che si dicono cristiani, 400 anni fa sarebbero finiti sui roghi. Se non fosse stato per la stregoneria, e i libertini, e gli illuministi, e i libertari, e chi ha rivendicato condizioni sociali migliori, sareste finiti tutti sui roghi. Oh, bene, salve! Pronto? Sì? Eh sì, è quella la trasmissione dell'anticlericalismo? No? Pronto? Sì? Sì, niente, No? volevo fare una domanda molto pratica, no? Volevo sapere, nel momento in cui lei avrà bisogno di un servizio tipo un funerale, per esempio, no? Ha pensato, no, anche a Sì, questa no. eventualità? In quel momento là, i suoi parenti, oppure lei stesso, anche se è già morto, vorrebbe avere il servizio della Chiesa oppure no? No. Ma lei ci ha pensato, Scusa, cioè ha amore, predisposto tutto? scusa un attimo, io non sono anticlericale. Tanto per essere chiaro, Io sono apprendista stregone e pagano Ok, politeista. allora volevo sapere, no? In questa, sì, un apprendista stregone al momento Sì. della morte, con che rito viene sepolto? Con nessun rito, lo pilano, lo bruciano, anzi un sacco di immondizie andrebbe anche bene. Cioè non... No, ma per essere bruciati, per essere cremati, bisogna Sì, lo so, ci prima. sono le leggi, certo, bisogna seguire tutte le leggi, Eh le sì? prassi, vabbè. No, Se perché no mi se seppelliscono senza succede, rito. fatalmente, lei si potrebbe trovare in una chiesa cattolica al momento del rito funebre. Beh, purtroppo qualcuno potrebbe pensare anche a una roba del genere, però spero di combinarne tante che gli stessi cattolici dicono, No, no, beh, no, ma questo è questa. un discorso, cioè questa è, vabbè, è una battuta, no? Però Sì. se lei, io le auguro di vivere ancora 100 anni, No, ma io voglio vivere, ma voglio se morire succede sta presto, roba qua, lei non ha mica pensato, lei si ritroverà in una chiesa Vedi, io cattolica, no? non posso essere responsabile del mio corpo inerte, come non Eh posso essere responsabile da bambino appena nato che mi hanno fatto battezzare. Cioè, sono determinazioni che appartengono agli altri. Se lo fanno, vabbè, ma tanto io ho raggiunto il mio scopo, per cui non è che Ah, mi pensavo che interessa. lei l'avesse poi anche, si fosse preoccupato di questo aspetto, no? Che la vede protagonista in una chiesa cattolica, cioè, forse le conviene organizzare anche questo, no? Sì, vabbè, ma penso di farne tante altre prima, sai, veramente. Vabbè, Comunque, d'accordo. grazie per la preoccupazione. Ciao, Ciao, arrivederci, ciao. ciao. No, effettivamente il pericolo c'è, cioè c'è una grandissima quantità di persone che sono morte proprio anche bestemmiando. Io so di una persona che era sempre stata cattolica e prima di morire ha chiamato il prete. E gli ha detto al prete, io sono sempre stato una brava cattolica, ho sempre obbedito a tutti gli insegnamenti, tu ti pigli quel porco del tuo Dio, quel porco del tuo Gesù di Nazareth e andate tutti quanti a fanculo. Questo testuali, parole testuali riferite dal marito della donna, che è sempre stata una cattolica. E
cioè si muore in tanti modi, però le persone sono responsabili soltanto della psicologia, del potere, del modo di essere con cui muoiono, ma di quello che gli altri ne fanno del loro corpo e non possono essere responsabili. Pronto? Ciao, sono Marco. Ciao Marco. Senti, a proposito di democrazia all'interno della Chiesa, no? Questi problemi hanno origini molto, molto indietro per quanto riguarda l'esistenza della Chiesa, no? Allora, uno dei padri della Chiesa, credo sia Sant'Agostino, no? Che praticamente ha dettato il modo di pensare e di agire del cristiano, no? E tu sai benissimo che il problema era o il consenso o la repressione, no? Per la cristianità in sviluppo, no? Sì. E allora ho tratto da un discorso che ho sentito alla RAI, no? Da un storico delle religioni, da un filosofo, insomma erano in studio lì, insomma, dei pezzi da 90 che parlavano, no? E uno, a proposito di Sant'Agostino, ha raccontato anche questo, che non lo sapevo, però che la dice lunga, no? Di come poi all'interno della Chiesa questi padri hanno seminato, io credo, delle idee così talmente nefaste. Forse non so se si può dire anche, le giustifichiamo in qualche modo perché a quei tempi la società era così, a quei tempi forse non si poteva fare di meglio e quindi... Il problema sta però che noi oggi ci troviamo a dover sgravare tutti questi insegnamenti, no? Da queste giustificazioni che tra l'altro credo non andavano bene neppure a quel tempo, perché se si sono dimostrate dopo 2000 anni, addirittura io dico anti-evangeliche, vuol dire che loro quando hanno fatto queste cose, hanno detto queste cose, hanno insegnato queste cose, si erano per primi dimenticati dell'insegnamento del loro maestro. Dici? No, allora, no, lo conoscevano benissimo. Come? Lo conoscevano benissimo. Ecco, sai cos'è successo a sto signore? Tu sai il famoso detto extra ecclesia nulla salus, no? Era un po' il problema del consenso della repressione. E è stata anche un'idea di Sant'Agostino, il quale diceva a proposito, guarda, leggo testualmente quello che ho tratto dal discorso che ho sentito in RAI. Appunto, l'idea di Sant'Agostino, il quale diceva a proposito dell'eresia donatista, no? Sai che a quei tempi sì, c'erano molti. Sì, so chi sono i donatisti. Ecco, diceva così, io ero convinto che si dovesse prima convincere gli altri con l'esempio e con la bontà, con l'educazione, e si dovesse portare gli altri alla propria fede dando loro l'esempio. Poi però ho visto l'effetto, dice sempre Sant'Agostino, che hanno avuto le truppe sulla mia città di Cartagine. Infatti lui parla dell'invasione l'invio delle truppe imperiali contro i donatisti, no? E dice Sant'Agostino, sono tutti passati subito alla fede cattolica, realizzando l'unità. E da qui, consegue, è venuto fuori poi lo slogan, costringili ad entrare. Questa è la storia dell'intolleranza anche. Voglio dire, se questi bravi padri della Chiesa, no? All'inizio erano partiti con dei buoni propositi, poi hanno cambiato idea, si sono accorti da loro stessi, no? Che sviluppare, per ingrandire e propagandare il messaggio evangelico, hanno capito che faceva molto prima e molto più in fretta e portava molte più adesioni le truppe imperiali che non. Ecco, questo perché per me sono, vedi, sono dei piccoli fratelli che io racconto, ma che per me hanno un'importanza enorme, perché spiegano, secondo me, no? Non il fallimento, in un certo senso, dell'ideologia cristiana, che credo sia questo un po' il dente avvelenato che tu continui a andare a toccare con punteruolo e che fai scatenare la gente contro di te, perché loro pensano che per quante cose siano successe alla base c'è sempre un'ideologia giusta, perché è stata secondo loro tramandata da Marco, Gesù. Marco, posso darti un annuncio? Dimmi. Questa sera alle ore 19 sì. Tratterò i discorsi della montagna.
da Gesù di Nazareth all'infamia umana, leggerò il pezzo dei discorsi sui discorsi della montagna. Beh, guarda, a me piace sempre perché metto sempre in discussione tutto quello che ho imparato, no? Per e cui quindi... darò il punto di vista del paganesimo e della stregoneria sui discorsi della montagna. Certo che insomma è un po' un punto di vista che non è condiviso da molti, però che io dico alle volte non è vero che una cosa la si può dire giusta perché la guardo solo da questa posizione, posso guardarla anche dall'altra parte, no? Posso, cioè il punto focale rimane fermo, però tutto attorno al cerchio e il perimetro, no? Io posso guardare quel punto centrale da diversi punti del perimetro. Questo invece non è, e torniamo sul discorso della democrazia. Democrazia intendo anche come possibilità di cambiare modo di vedere all'interno della Chiesa, perché la Chiesa forse è proprio la palla al piede più grossa, secondo me, è quella anche che ha condizionato ultimamente, credo, anche tante rinunce e tante anche allontanamenti di teologi, di filosofi all'interno della Chiesa. Oggi la Chiesa risente probabilmente e nasconde molto bene questa situazione di un pensiero e di un modo anche di propagandare la fede o se no il messaggio di Cristo, che certamente soffre di più con questi sistemi che non probabilmente adottarne degli altri. Solo che la Chiesa è molto, secondo me, elefantiaca in questa cosa. È molto difficile che la Chiesa dimostri elasticità e si muova in modo, come si può dire... Cioè, vuoi che condanni il suo Dio? Assolutamente, forse questo è il suo problema. Questo è il suo problema. Ma vedi che è lo stesso problema, per esempio, che hanno i musulmani quando tu vai a toccare qualche cosa della loro fede, perché dicono che è immutabile, perché è parola di Dio e quella che è scritta assolutamente non si può toccare in nessun modo. Infatti, guarda che non esiste, cioè, solo uno Stato laico può mediare fra le cose. Ma non esiste mediazione, esiste solo guerra, eh? Certo, lo so, ma quello che io soffro veramente, penso che all'interno della Chiesa ci sia questa asfissia proprio delle menti, non è vero che forse all'interno della Chiesa, con l'insegnamento della Chiesa, si uniformano i cervelli in modo che li rendono quasi inoffensivi? Esiste delle persone che cercano altre cose. Esatto, c'è questo fermento. De Mello, per esempio, quello che è considerato New Age, lui sì. Ha dato altre cose. Esatto, quello che mi fa rabbia è che invece ci sono delle situazioni veramente nuove all'interno della Chiesa. C'è sì, forse ma vengono scomunicati e cacciati. Ma lo so, è questo che mi fa, io combatto in questo senso, perché all'interno della Chiesa, e guarda, e questa è una paura che non è dettata dalla fede, perché la fede non ha mai paura. Credere in una, anche in una religione che secondo loro si fonda sulla verità, stare sì, dalla ma sanno parte che della la verità, verità è menzogna ed è dimostrabile esatto, la menzogna. Strano che chi sta dalla parte della verità sia anche quello che ha più paura. Certo, perché sa perfettamente che è pure semplice menzogna. Lo so. Cioè, io vorrei veramente che la gente si mettesse di fronte a queste nuove situazioni. Va bene. Perché, sì, sì, mi hai capito un po' quello sì, che hai detto. Ho capito il tuo discorso e sì. Ti leggerò qualche sì. Passo per farti capire quanto l'ho capito. Ti ascolto. Grazie, ciao. Proprio per dire a Marco, cioè, a quei tempi, come era la situazione a quei tempi? Bene, io vi leggerò dei passi dal PUEC, le religioni nel mondo classico, vi leggerò alcuni passi come era a quei tempi. Vediamo un attimo prima. Sì? Sì, Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. È inutile che cerchiamo di salvare questa religione, perché è sempre stata una fogna di religione, è sempre stata la religione dei ricchi. Basta guardare gli edifici, quelli parlano chiaro. Quindi è inutile cercare adesso di tamponare, ma la religione potrebbe essere migliore. No, questa è una fogna, proprio si sono dimostrati. Poi per il fatto che se muoio mi portano in chiesa, si tirano la zappa sui piedi. È tutto lì il discorso, io non mi preoccupo mica di questo fatto qui, bello, insomma, che perché ti portano in chiesa, no, si tirano la tappa sui piedi, perché se per loro io sono il demonio, si trascinano, proprio perché sono una fogna, si tirano il demonio dentro in casa, perché non guardano, loro guardano il denaro, questa è la spiegazione più lampante. Ti saluto. Ciao e grazie, ciao e auguri. Auguri a Giampaolo per la sua voce molto strana, spero che non sia grave naturalmente. Voi sapete che una delle date in cui il paganesimo viene sconfitto dalla Chiesa Cattolica è il 448. Nel 448 viene bruciato il libro Contro i Cristiani di Porfirio.